Ciao, sono Glockenti e oggi siamo nuovamente qui, sì, su Minecraft per una nuova serie sulla Galacticraft, in cui il nostro scopo sarà andarcene da questo bel pianetino e raggiungere la Luna e più là possibile. Intanto qua abbiamo la nostra bella casettina, bella di legno. E vedremo come equipaggiarci e come costruire vari pezzi del razzo, sì, bel razzone, che ci porterà via, che lo faremo partire da qui. Intanto qui dentro non dobbiamo metterci niente, però come vedete mi sono messo qualcosina, abbiamo la nostra bella miniera, perché i materiali sono tanti. Io inizierei subito da una cosa che adesso forse non ci serve, però voglio mostrarla perché tanto possiamo farvi vedere. Comunque c'è il ferro, c'è il copper, c'è il tin, c'è l'alluminio, poi c'è il ferro e c'è il raw silicon. Ci sono vari materiali che vedremo insieme come usarli. Intanto, se noi siamo. Intanto ecco, noi siamo degli astronauti e ci serve un bel casco per respirare, anche se adesso non lo useremo perché ci manca pure l'ossigeno, comunque è molto semplice. Allora, qua abbiamo un po' di carne e fa sempre bene. Allora, perché continuo a far qua? Ah, e perché ne prendo solo 3? Se me ne servono 5, grandissimo. Quindi basta fare così, abbiamo i 16 pannelli, abbiamo questo e possiamo farci questo bellissimo oxygen mask, che lo proviamo subito, basta che cambiamo l'impostazione qui e qui abbiamo il posto per la nostra maschera d'ossigeno e qua, se riuscite a vedere, abbiamo le bombole del gas. Se del gas, dell'ossigeno e i vari razzetti e tutta la roba che ci serve, ma adesso possiamo andare a fare le cose un po' più complicate. Vedremo cosa riusciremo a costruire in questo episodio. Prima di tutto ci serve un coal generation per incominciare a fare le nostre prime come posso dire, le prime nostre schede e le nostre prime parti, le prime cose elettroniche del nostro bel razzetto. Tanto il coal generator, eccolo qui, si fa con i lingotti di ferro, una fornace, un aluminium wire, che adesso vedremo, ecco che si fanno così, più il copper ingot sopra, quindi dovremmo scaldarci un po' di copper ingot, farci la fornace e farci il wire. Quindi vediamo un po', tanto qua cancelliamo se no rompe le scatole. Allora, la fornace, tanto qua abbiamo ecco, un po' di roba che abbiamo scavato, ce la facciamo, ho già sbagliato, ottimo. Questa, poi abbiamo detto che per quello che serve comunque lo prendiamo. Questo tanto dobbiamo farlo scaldare. Abbiamo detto che ci serve la lana, dove l'ho messa? La lana l'ho messa qui, perfetto. Quindi abbiamo, se non mi sbaglio, questo. No, no, perché non era il ferro, vero? Vediamo un po'. Col questo, ah, era l'alluminio, quindi dobbiamo anche scaldarci l'alluminio. Quindi vediamo un po'. Qui in realtà tre pezzi ci sarebbero già, quindi scaldiamoci un po' l'alluminio, tin tin tin, alluminio. Anche se 1 2 3. Perfetto, mettiamo qua dentro, questo qua non ci serve più per ora. Allora, abbiamo bisogno di tre
di alluminio per farci i wire che dovrebbero darcene 6. Adesso vediamo un po'. Intanto il terzo è anche fatto, perfetto. Poi metterò a scaldare di più, però ora voglio fare un po' di craft. Intanto cos'era? Che cosa è spawnato qua fuori? Lenderman, ok. Calmo. Intanto non abbiamo neanche una torcia qua dentro, ma dovremmo vederci, spero. Allora, intanto abbiamo detto questo, questo e questo, ok, ne abbiamo 6, perfetto. Quindi abbiamo 1, 2, 3, questo, questo, questo. E vai, abbiamo il primo call generator. Ok, adesso sta andando via il sole. Dormiamo, così almeno siamo a posto. E c'è sempre sto Enderman qua. Andiamo a vedere dove possiamo posizionare il nostro coal generator, non molto distante. Proviamo a metterlo. C'è un po' di roba qua. Ho pensato di farlo partire da qua a razzo. Vediamo un po'. Ok, direi che qui va abbastanza bene. Dai, lo mettiamo qui, eccolo qua, bellissimo. E creiamo elettricità mettendoci del coal dentro, del carbone. Perfetto, quindi un pezzo ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo fare il fabricator, cioè quello che ci produrrà i pezzi. Il fabricator, vediamo un po' come si ottiene. Fabricator. Che è questo qua. Ok, abbiamo due pezzi di alluminio, una leva, un po' di pulsanti, una torcia di pietra rossa. Ok, intanto qui dovremmo allora fare così. Facciamo così. Aspettiamo e ci vediamo dopo. Ok, mentre aspettiamo che ci prenda tutta la roba, direi che vado a tirare giù questi qua due perché ci servono anche delle torce di pietra rossa, quindi ma direi che anche solo uno potrebbe già anche bastare. Vediamo se perché tanto non ne ho moltissime da fare. Perfetto. Ok, quindi trasformiamole pure così, sì, credo che... Ecco, tu vieni qua. Perfetto. Tanto mangiamoci un pezzo di carne. Tanto là... Ho fatto tutto, credo. Direi... Allora, io della pietra rossa qua dovrei averla. Non mi ricordo più quante ne fa. Vediamo un po'. Abbiamo messo gli stick, una quante ne fa? Ne fa una. Ok, quindi ma facciamone 5, tanto ne troviamo abbastanza pietra rossa qui sotto. 5 e 5, perfetto. 5 di pietra rossa, abbiamo la leva che si fa con la cobble che ce l'abbiamo. Quindi la leva, abbiamo se non mi sbaglio tre pulsanti e quello raggruppiamo. Ok, qua ne abbiamo, beh, continua pure a scaldare. 11. Allora abbiamo detto, vediamo un po', il fabricator che si faceva con due alluminio. Ah, intanto erano solo due pulsanti, ma va bene così. Quindi basta che ci mettiamo l'alluminio, la leva. Ah! Sapevo che mi dimenticavo qualcosa. Ci manca una fornace.
Ci manca una fornace. Eccola qui, arriva subito. Andiamo anche a piazzare questo. Dopo. Allora, intanto era così. L'alluminio, la leva, i pulsanti, la pietra rossa, il wire, la fornace e abbiamo il nostro circuit fabricator. Adesso direi che possiamo anche andare là e appiazzarlo. Per funzionare dobbiamo dargli, vediamo un po' se no. Allora, aspetta, ok, vediamo un po', corrente la prende da lì, quindi non ci resta che far così, passa da lì, e noi la colleghiamo così, perfetto, mi sono dimenticato il carbone, ne mettiamo un po' dentro, tanto dovrei prendere anche altra roba, vediamo un po' se... Prendo questo, prendo questo, prendo questo e se non mi sbaglio abbiamo tutto. Proviamo a prendere anche questo che forse ci serve. Allora, vediamo un po'. Se mi ricordo. Oh, tanto qui cosa c'è? Non si sa. Ah, ok, se è il... No, no, no. Mi sa che... Ah, ok, pensavo di averla rotta. Intanto qui ci vuole il carbone, intanto vedete che comincia, ecco, a cuocersi. Abbiamo bisogno di un diamante, due di questi, la pietra rossa e se non mi sbaglio, ok, intanto l'energia al massimo era questa. Oh, ok, perfetto, perfetto. Vedete che sta progressando. Progressa, progressa, progressa. E abbiamo il nostro Basic Wafer. Il nostro Basic Wafer che ci servirà per i componenti del nostro berrazzino. Nel prossimo episodio faremo questo. Vediamo un po' se lo troviamo. Allora, ma così. Che è questo qua, che possiamo poi costruirlo, che ci servirà tanto ferro, quindi dovrò andare a prendere del ferro, che servirà sempre per il nostro bel razzo, e il compressor a cui ci serviranno per fare questi pezzi qua, che dovrebbe essere l'ossigeno compressor, no, il compressor normale, che è questo qua, che ci serve ancora tanto oro, eh sì, tanto ferro. Ferro e Basic Wafer che abbiamo prodotto adesso. Quindi io non sapendo né leggere né scrivere, no, questo qua non dovrebbe più farmene andare, questo qua sta andando bene. Quindi io direi che anche per come primo episodio potrebbe anche andare bene. Nel prossimo episodio cercheremo di creare la nostra bella postazione e di costruire questo dannato razzo per andarcene. Quindi anche per questo episodio è tutto. Come sempre commentate e iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo episodio. Ciao!